Io sono Anna Scani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura qui alla Camera, e in realtà abbiamo deciso di tenere questo seminario, questo momento di incontro, insieme all'onorevole Silvia Costa, che è quella che in prima persona ha seguito direttamente l'approvazione della nuova direttiva sul copyright. Sicuramente lo saprete tutti quanti, purtroppo stanotte il lutto familiare è intervenuto e quindi non riuscirà ad essere qui con noi. È estremamente dispiaciuta, mi ha mandato qualche riga e sarò felice di condividerla con voi, ma insomma ci teneva a far sapere a tutti che è estremamente dispiaciuta, ma purtroppo, diciamo, eventi che non dipendono certamente dalla sua volontà le hanno impedito di essere qui con noi oggi, ma condivideremo con lei gli esiti di questo nostro incontro e certamente ci saranno altri appuntamenti, perché come sappiamo il percorso che abbiamo di fronte non è né facile né sicuro, parafrasando ben altri discorsi, però anche in questo caso deve arrivare in fondo e noi speriamo, da italiani e da persone che tengono alla creatività, alla tutela del diritto d'autore, alla tutela dei posti di lavoro e di elementi di sviluppo economico indispensabili per questo paese, che si arrivi alla fine all'applicazione di questa direttiva anche nel nostro paese, nonostante il governo in carica ci abbia fatto fare una brutta figura per l'ennesima volta in sede di recepimento nel Consiglio. Dunque, io adesso lascio la parola a Simona Malpezzi, che ci porta i saluti del gruppo del Partito Democratico del Senato, perché cerchiamo di tenere questi incontri insieme tra Camera e Senato, anche dimostrando che c'è una comunità di intenti. C'è la senatrice Valeria Fedeli qui accanto all'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, ovviamente senatrice e ex ministro dell'istruzione, e poi soprattutto qui con noi c'è Dario Franceschini, che da ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo molto ha fatto per la tutela della creatività, e quindi in questo senso diciamo che è anche un bel rimpianto aver sostituito la competenza e soprattutto l'attenzione per questo mondo con invece qualcosa di molto diverso che oggi si trova ad occupare i posti di governo. Quindi ringrazio Simona per essere qui, ovviamente lei ci porterà anche i saluti del senatore Andrea Marcucci, che anche per questioni legate alla campagna elettorale in corso non può essere qua con noi, ma ovviamente spiritualmente sostiene questa nostra battaglia. Grazie. Grazie a te Anna e buongiorno a tutti, anche grazie davvero per l'organizzazione di questo momento. Non più tardi di un paio di mesi fa eravamo in audizione per altri motivi al Senato, a commissioni congiunte. Io faccio parte anche della settima commissione istruzione e cultura del Senato, e in commissione congiunta avevamo avuto il piacere di ascoltare il presidente della SIAE, che oggi è qua con noi, e avevamo sfiorato questo argomento, sfiorato per una parte, con anche uno sguardo un po' ottimista, perché in effetti il testo non era ancora giunto in completa approvazione. Ci sembrava di aver percepito anche nel clima di quei giorni una certa unanimità di intenti, che poi purtroppo, come diceva prima la collega Scani, non si è verificata e la brutta figura c'è, ed è una brutta figura anche per la democrazia. Io dico questo: 10 anni fa io ero in una quinta superiore di un istituto tecnico di ragazzi che studiavano informatica e che mi criticavano, e lo dico, avevano anche ragione da quel punto di vista, perché sostenevano che io non utilizzassi le open source e che quindi in un certo senso stessi limitando la condivisione totale dei saperi per lo strumento che io avevo adottato, anche forse un po' incautamente, ai loro occhi, dicendomi appunto loro che per loro quella era una mancanza di libertà. Avevo abbracciato forse un colosso che impediva la vera condivisione dei saperi. A 10 anni di distanza, che per quel mondo è un'era geologica, potremmo dire, perché i cambiamenti sono vicini, oggi direi ai miei stessi studenti, a quei ragazzi che oggi si trovano magari nel mondo del lavoro o hanno proseguito i loro studi, che oggi forse noi, più che di questo open source, che è fondamentale perché ci garantisce una biblioteca universale, ci garantisce uno scambio culturale incredibile, ci garantisce un accesso notevole, quello di cui però abbiamo bisogno è una regola che dia una mano alla nostra democrazia, perché quella libertà di accesso fatta e definita, così come se ne parlava 10 anni fa e non ancora risolta, in realtà
non porta a una vera libertà, perché ti impone determinati contenuti, determinate scelte, non sei più libero. Oggi forse sarebbe questa la vera sfida che potrebbe partire anche dalle scuole. Leggevo oggi un bellissimo articolo su uno dei quotidiani nazionali che ricordava come la pur dura battaglia sul diritto alla privacy in Europa era stata una grande conquista che porta oggi l'Europa a dei livelli che gli altri paesi non hanno, perché ha deciso di dare delle determinate regole in quel campo ed è una sorta di avanguardia, avendo sfidato questioni che solo pochi anni fa pensavamo essere impossibili da superare. Non più tardi di 2 anni fa, proprio qui in questo ramo del Parlamento, con Anna abbiamo vissuto la difficoltà su una legge importante come quella del bullismo, del cyberbullismo, della cosiddetta rimozione dei contenuti. Abbiamo vissuto la difficoltà anche di confrontarci con chi si opponeva, mentre noi ritenevamo che il diritto un po' allo sparire, al rimanere nell'ignoto, al non essere più ricordati per determinate vicissitudini che hanno potuto cambiare purtroppo in peggio la vita di tante persone, dovesse essere tutelato e dovesse essere riconosciuto. Oggi c'è un altro tassello di questa battaglia, che è quello del diritto alla creatività. Perché se non c'è una legge che regolamenta, e questa è per noi la legge sul copyright che è stata votata e che, ripeto, quello che è successo poi, la scelta successiva che ha fatto il governo italiano, non ci vede non solo d'accordo, ma ci vede proprio schierati a portare avanti la nostra battaglia. Ecco, questo tipo di scelta così scellerata impedisce oggi il diritto alla creatività. Impedisce il diritto ai dei lavoratori di un ambito così prezioso di veder riconosciuto il loro genio creativo. Con la scusa di non attribuire paletti, c'è chi si arricchisce impadronendosi, diciamo così, del talento altrui. Ne avevamo già parlato diversi anni fa, quando avevamo Dario Franceschini come ministro, avevamo provato noi stessi a farci promotori di una serie di soluzioni in un campo molto specifico. Oggi noi siamo qui per dire che siamo a fianco di coloro che stanno cercando di portare avanti questa battaglia. Spiace che Silvia non ci sia, proprio perché avrebbe potuto dettagliare le fasi che hanno visto lei protagonista anche di questo momento così particolare, però noi siamo qui per accogliere e ascoltare quelli che sono le possibili, anche i possibili sbocchi dopo il no netto dell'Italia insieme ad altri paesi a quello che dal nostro punto di vista rimane appunto un diritto, in primis un diritto democratico. Grazie. Grazie.